Ciao a tutti, oggi ultimo riepilogo delle letture del 2023. Vi parlo dei libri che ho letto in dicembre. Poi, come vi ho già detto in altri video, la settimana prossima la dedicherò tutta ai migliori dei migliori preferiti. Ci saranno un paio di video su questi temi, sempre per quanto riguarda le letture del 2023, e poi procederemo con tante nuove letture, tanti nuovi video. Sono molto carica, sono molto contenta di essere qui anche quest'anno a parlare assieme a voi di libri. Allora, oggi vorrei partire dal primo libro che ho letto per arrivare all'ultimo. Vorrei andare proprio in ordine cronologico rispetto a come ho letto questi libri, perché in realtà si è creato un senso all'interno delle mie letture. Alle volte voluto, nel senso che sono andata a cercare delle letture che ne richiamassero altre, alle volte assolutamente casuale. Quindi mi fa piacere raccontarvi le mie letture anche attraverso il percorso che ho fatto. Devo dire che questo è stato un mese estremamente soddisfacente. Credo che sia il mese in cui ci sono più sorprese e più conferme positive rispetto ad altri mesi di letture di cui vi ho parlato. Allora, io direi che possiamo cominciare dal primo libro che ho letto questo mese, che è anche una novità editoriale che io attendevo da tantissimo. Attendevo da che è stato annunciato il premio Pulitzer. Il libro non era ancora tradotto, non era ancora stato tradotto per l'editoria italiana. È arrivato di recente nelle librerie e parliamo di Barbara Kingsolver con Demon Copperhead. Che libro stupendo! Ve lo dico già subito, mi è piaciuto tantissimo. Allora, quello che si sa di questo libro, perché è stato presentato in questo modo, è che questo libro è una specie di riscrittura di David Copperfield. Il titolo stesso, come è presentato a livello editoriale, copertina, eccetera, ha immediatamente un rimando al classico vittoriano. Ed effettivamente è così. È così perché questo libro, fin dall'incipit, ricorda moltissimo David Copperfield. Vorrei leggervi l'incipit. Se avete letto David Copperfield capirete perfettamente che cosa intendo. Allora, inizia così. Prima di tutto sono nato. C'era una discreta folla ad assistere all'evento e, come sempre, è tutto quello che ha fatto. Il grosso del lavoro è toccato a me, dato che mia madre era, per così dire, fuori combattimento. Questa è la prima frase di questo libro. David Copperfield inizia nello stesso identico modo. Il primo capitolo di David Copperfield si intitola proprio Nasco. Il procedimento resta uguale all'interno di tutto il libro. Se appunto avete letto David Copperfield, troverete dei paralleli proprio, non delle somiglianze, ma dei paralleli sia di trama che di personaggi. Ogni personaggio di David Copperfield è qui reinventato, ha il suo parallelo all'interno di questa storia, addirittura con nomi simili che rimandano ai nomi di Charles Dickens, che sapete. Per Charles Dickens i nomi erano importantissimi, spesso erano nomi parlanti. Anche in questo caso abbiamo dei nomi parlanti. Demon Copperhead è il soprannome che viene dato al protagonista, e c'è un motivo per cui questo protagonista è soprannominato in questo modo. I nomi dei personaggi di questo libro rimandano ai nomi dei personaggi di Dickens, ma sono comunque a loro modo parlanti. Altra cosa che rimanda a David Copperfield questo libro, una tematica, diciamo, di base, una delle tematiche principali, ovvero quella dell'infanzia, dell'infanzia abbandonata, dell'infanzia ai margini e di un certo tipo di realtà sociale, ovviamente mutatis mutandis. Se in David Copperfield abbiamo una realtà sociale sia urbana che di campagna relativa all'Inghilterra vittoriana, qui abbiamo sempre una società ai margini, diciamo gli emarginati per davvero, gli intoccabili d'America, del sud degli Stati Uniti, a partire dagli anni 90 in poi. Quindi ovviamente c'è una distanza mostruosa dal punto di vista storico, ambientale, eccetera. Però diciamo
c'è questa tematica dell'infanzia inserita in questo contesto anche in questo libro. Anche la struttura dei capitoli è simile. Il libro è scritto in prima persona. È significativo, secondo me, che Barbara Kingsolver, che ama moltissimo Charles Dickens, c'è una postfazione in cui ne parla, abbia scelto proprio David Copperfield come modello per il suo libro. David Copperfield è il primo libro che Charles Dickens scrive in prima persona, è il più introspettivo, forse non è il più introspettivo, ma diciamo che è il più introspettivo sul personaggio principale che è fondamentalmente un suo alter ego, tant'è che David Copperfield è il libro più autobiografico di Charles Dickens, quindi diciamo che la scrittrice ha scelto un libro introspettivo e da un certo punto di vista quasi intimo. E il tono del racconto è questo anche in questo libro. Inoltre, nei capitoli, appunto, nella struttura dei capitoli, si procede un po' allo stesso modo. In ogni capitolo accade qualcosa, c'è un evento, una situazione, un personaggio su cui l'autrice si sofferma e il capitolo termina con una frase o un paragrafo particolarmente significativi, o molto alti, molto lirici, o molto ironici, o sono paragrafi di passaggio tra un capitolo e l'altro. Dickens, come tutti coloro che scrivevano a quell'epoca, a puntate, chiudeva così i capitoli per vari motivi, compreso il fatto di mantenere alta l'attenzione dei lettori che comprassero poi e leggessero la puntata successiva. Non si parla di cliffhanger modernamente, come si vengono intesi a livello contemporaneo, non ci sono dei cliffhanger neanche in Charles Dickens, ma sono delle frasi studiate ad hoc per dare una conclusione, ma per annunciare anche un proseguo, ecco, diciamo così. Anche Barbara Kingsolver procede in questo modo. Ora voi mi direte: quindi questo è un libro derivativo, è una riscrittura, è un libro che può amare solo chi ama Dickens o quel tipo di letteratura o chi ha letto David Copperfield? Assolutamente no. Perché qui ci sono dei punti, proprio degli ampi stralci di originalità che rendono questo libro totalmente indipendente. Abbiamo sicuramente un omaggio, abbiamo sicuramente un rimando, abbiamo sicuramente un modello, uno scheletro a cui l'autrice si rifà, ma abbiamo anche tanta originalità, a partire dalla prosa. La prosa è assolutamente unica, contemporanea, originale. È la voce di questa autrice che esce, non è una voce che si rifà a quella del passato, né tantomeno scimmiottata. Tanto per dirne una, il cartellino di Donna Tartt come prosa somiglia di più a Charles Dickens di quanto non somigli quella di Barbara Kingsolver, che ha una prosa molto più diretta, forse meno lirica, meno astrusa, meno attorcigliata su se stessa, più moderna, ma molto originale, per niente sciatta. È una scrittura che deriva dall'evoluzione della letteratura americana. Si sentono stralci anche di eredità postmoderna qui dentro, proprio dal postmodernismo, per l'utilizzo di un certo tipo di punteggiatura, per come vengono proprio strutturate le frasi, per come è concepita la narrazione, il senso della narrazione, il racconto della realtà, i punti di vista. Siamo di fronte a tutti gli effetti a un romanzo contemporaneo. Quindi può essere apprezzato da chiunque, secondo me, da chiunque ami storie corpose, storie con personaggi molto potenti. Questo è un racconto di trama, ma è anche un racconto che si fa leggere per i personaggi, per come sono costruiti, per la loro evoluzione. È sicuramente un racconto di formazione che alterna fasi di grande dramma, fasi anche personali, fasi di denuncia sociale e anche fasi estremamente ironiche. Ecco, un'altra cosa che rimanda a Charles Dickens è l'utilizzo di un tono a tratti
molto ironico, anche un po' satirico e denunciante in qualche modo. Ma qual è la storia che andiamo a leggere qui dentro? È la storia appunto di Timon Copperhead, che quando inizia a raccontarcela ha circa una decina d'anni. Quindi partiamo da lui che è un bambino e arriviamo a un'età più matura, a quando è un adulto, un giovane adulto. L'ambiente che ci presenta la scrittrice è quello del sud degli Stati Uniti, un ambiente, come vi dicevo, di emarginati. Damon Copperhead nasce in una casa mobile, in una sorta di campo dove ci sono altre case mobili in questo tipo di realtà, quindi una realtà molto povera. Nasce alla periferia di una cittadina mineraria che ha fondato e fonda tutta la sua economia sull'esistenza di queste miniere, in mezzo a gente che lavora nella miniera. È un ragazzino, è un cane sciolto, è un ragazzino molto poco curato da sua madre, con cui però ha un buon rapporto, nel senso che si vogliono molto bene, ma questa è una madre che lei stessa ha subito abbandoni, ha vissuto situazioni complesse, partorisce da sola in questa roulotte Damon Copperhead all'età di 18 anni e lei è già tossicodipendente. Da qui in poi c'è il racconto ovviamente della vita di questo ragazzo, dei suoi rapporti interpersonali, delle sue amicizie, della sua crescita e c'è un racconto dell'abbandono, dell'infanzia abbandonata. Damon resterà orfano, anche qui ovviamente c'è un rimando chiaro a Dickens che ha parlato moltissimo di orfani e c'è tutto un racconto sul sistema degli affidi negli Stati Uniti a partire appunto dagli anni 90, quindi parliamo di oggi, non di chissà quanto tempo fa, di tutte le problematiche che sono adesso connesse, eccetera. Ripeto, ci sono pagine molto drammatiche alternate a appunto questo sguardo un po' ironico sulla realtà. Si parla moltissimo di tossicodipendenza. Anche Damon sarà tossicodipendente. Non vi sto facendo spoiler, sono cose che sono ancora all'inizio del libro a livello di storia e comunque sono cose che capite che sono questi temi fin da subito. E c'è un racconto straordinario della tossicodipendenza degli intoccabili negli Stati Uniti. Gli intoccabili, appunto, sono questa gente che gli altri non vedono, sono queste piccole comunità che vivono ai margini e che sono in qualche modo autosufficienti, vivono proprio in una sorta di bolla. Sono persone che spesso e volentieri diventano tossicodipendenti dopo che gli sono stati prescritti degli antidolorifici. È la stessa cosa che succede a Damon. Damon da ragazzo è uno sportivo, ha successo nello sport, si parla moltissimo anche del sistema educativo statunitense, dell'importanza dello sport nelle scuole, di quanto diventi qualcosa di fondamentale per i ragazzi dotati, su cui gli adulti investono moltissimo, e di quanto poi al momento in cui c'è un incidente, succede qualcosa all'atleta di turno, gli vengano somministrati dosi gigantesche di ossicodone, di antidolorifici fortissimi. È qualcosa che accade negli Stati Uniti in maniera molto, molto frequente. Barbara Kingsolver racconta nella postfazione a questo libro di essersi documentata in merito anche grazie a uno studio scientifico e antropologico su queste modalità di prescrizione di antidolorifici, di medicinali in genere, sulla medicalizzazione della vita quotidiana. È un tema, tra l'altro, che mi ha ricordato anche Sorella mio unico amore di Joyce Carol Oates. Anche lì si parla di infanzia medicalizzata, di un sacco di medicine che la gente prende. Questi ragazzi passano dall'ossicodone prescritto all'ossicodone comprato sul mercato nero all'eroina.
E c'è anche questo racconto, il tutto in una trama che ovviamente è accattivante, avvincente, perché ricalca la trama anche di David Copperfield. Incontriamo, ripeto, più o meno gli stessi personaggi, ma c'è una grande originalità in questo racconto. I riferimenti letterari, i modelli di questa autrice sono tanti, non parliamo solo di Dickens, che è chiarissimo come rimando, ma diciamo che appunto questo libro esce da una storia della letteratura soprattutto americana. È impossibile non notare la presenza in questo libro di Mark Twain. Io ho avuto la fortuna sfacciata, e questo è stato un caso, un puro caso, di aver letto proprio in novembre Le avventure di Tom Sawyer, Le avventure di Huckleberry Finn di Mon Copperhead, e un po' anche Huckleberry Finn. C'è Mark Twain senza dubbio, ma c'è anche la letteratura del sud degli Stati Uniti. C'è un po' di Faulkner, soprattutto c'è tanto Steinbeck, c'è furore qui dentro. Vi dicevo che si racconta di queste comunità in qualche modo autosufficienti perché si sentono lontane dal governo centrale. Il governo centrale, quando arriva, invade una realtà preesistente in cui la gente comunque si arrangiava in qualche modo. Mi ha ricordato tutto ciò moltissimo il trattore, la banca in furore, per esempio, e il sentimento di questi personaggi è quello della famiglia Jodd. C'è tantissimo anche questo aspetto, ma c'è anche il romanzo di frontiera, Warlock di Oakley Hall. Si tratta anche qui di una cittadina mineraria e di una cittadina, se si diciamo anche qui mutatis mutandis, in un'altra epoca storica autogestita. Warlock era una cittadina che non esisteva neanche sulle cartine geografiche. Warlock è un libro che tratta di come si sono formate queste cittadine intorno alle miniere e che come si sono autogestite, quindi parla questo libro anche di amministrazione locale, quando il governo centrale è qualcosa di estraneo, è invasivo ed invadente in un certo senso. Sono raccontate tutte queste realtà, come c'è anche il giovane Holden nel carattere di Mon Copperhead. Io direi che questo libro è una sorta di summa, no, neanche una summa, è proprio l'esempio di un libro che raccoglie a piene mani dalle tradizioni letterarie, da più di una tradizione letteraria, per far uscire qualcosa di estremamente originale che può piacere, secondo me, a un vasto pubblico, perché ci sono personaggi straordinari, perché la lettura è assolutamente godibile, malgrado una ricerca stilistica di registro assolutamente interessanti. C'è dell'ironia, c'è del dramma senza scadere nel melodramma, ci sono i rapporti di amicizia, c'è la formazione, c'è la famiglia disfunzionale, ma c'è anche la famiglia che si sceglie. Ci sono le relazioni, c'è un substrato, diciamo, geografico, ambientale, culturale molto pregnante, molto presente, c'è tanta roba qui dentro e tanta trama. È un libro assolutamente ben riuscito, ha il sapore del classico contemporaneo, non mi stupirebbe se lo diventasse. A me è piaciuto veramente tanto e lo consiglio a tutti, lo consiglio anche a chi non ha mai letto Dickens o a chi l'ha letto e non lo ama addirittura. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Un'altra sorpresa gigantesca, e da questo libro mi aspettavo tanto. È una novità, non sapevo davvero in cosa mi sarei imbattuta. Avevo anche qualche timore, perché una riscrittura di Dickens è tanta roba, soprattutto per una fan sfegatata di Dickens. Cioè, l'aspettavo anche un po' al varco, a dire la verità, questa autrice. In realtà, le mie aspettative sono state assolutamente soddisfatte senza ombra di dubbio. La sorpresa del mese per davvero è stata questa meraviglia. Questo libro è veramente straordinario e parliamo di William Kennedy con Ironwood. Allora,
Questo è l'esempio di un libro che mi è capitato tra le mani, nel vero senso della parola, perché faceva parte di un invio di una box di romanzi.it, quindi io non ho scelto assolutamente di avere questo libro, ma non solo, per pura mia ignoranza personale, non conoscevo questo autore, non l'avrei mai potuto cercare non conoscendolo, magari mi ci sarei imbattuta. Per caso, fra anni, non lo so, non lo posso sapere. Fatto sta che mi è arrivato in mano. Ho letto la storia editoriale di questo libro, ho letto la trama, mi sono sentita particolarmente attratta da questo romanzo e ho deciso di leggerlo. Questo è un libro che esce intorno agli anni 70, mi pare, negli Stati Uniti. Fa parte di una specie di trilogia scritta da William Kennedy, che è nato ad Albany e siamo vicino a New York, nella capitale dello stato di New York, e ambienta questa sorta di trilogia tutta ad Albany. Lo scrittore Ironwood, ho detto Ironwood, è Ironwood. Lo scrittore era un giornalista, è stato anche un giornalista sportivo e appunto ha scritto questi libri. Questo libro viene rifiutato da tutte le case editrici a cui è stato proposto. Alla fine viene pubblicato grazie all'intervento di Saul Bellow, che era un grande sostenitore di questo autore, è stato anche un suo insegnante, mi sembra. E grazie appunto all'intervento di Bello, questo libro viene pubblicato da una casa editrice piuttosto famosa, adesso non mi ricordo. Arui da una storia che rasenta l'incredibile, respinto da tutti gli editori cui era stato dato in lettura, venne pubblicato da Viking grazie all'intercessione personale di Saul Bellow, ottenendo uno straordinario inatteso successo, culminato con l'assegnazione del premio Pulitzer. Quindi dall'essere rifiutato al Pulitzer in questo caso è un attimo proprio. Volevo vedere, avevo letto qui nell'introduzione, che tra l'altro è bellissima, la questione di Sorbello. Narratore giornalista. Non lo trovo più. Ah sì. Non trovo più il punto in cui lo dice, comunque vabbè. Salvello, se non è stato un suo insegnante, perché non lo ricordo a questo punto, è comunque stato un suo sostenitore. Allora, perché mi ha attratto a questo libro? Siamo durante il periodo della Grande Depressione, nel 1938 ad Albany. Il protagonista è Francis Phelan, che è un uomo, che è un vagabondo, un senza tetto. In realtà lui ha un passato, era sposato, aveva dei figli, ed è stato un campione sportivo, di baseball. Io non ho letto a caso, avendolo in casa, questo libro dopo aver letto questo, perché anche qui parliamo della caduta, di un uomo che era stato portato in palmo di mani, dalle scuole superiori in poi, in quanto campione di baseball, un uomo che poi cade e si perde. Cosa accade a Francis? Comincia a un certo punto della sua vita a bere troppo, diventa un alcolista e per sbaglio, mentre cambia il pannolino al suo bambino appena nato, lo fa cadere e il bambino muore. Questo evento, lo porta a scappare, scappa dalla sua famiglia per anni e anni e anni e vive per la strada. Tutte queste cose noi non le sappiamo in quest'ordine nel momento in cui comincia il libro. Il libro si apre su Francis che insieme a un amico trova un lavoro a giornata, quindi per un giorno lavora nel cimitero di Albany. E mentre lui è in questo cimitero comincia a parlare con i suoi fantasmi del passato, ma per davvero. Lui li vede metaforicamente o per davvero, lui vede delle persone del suo passato che lo pongono di fronte alle sue colpe, ai suoi sensi di colpa, alle sue disgrazie, ai suoi errori. E vede anche appunto durante questa prima giornata che noi viviamo con lui la tomba di questo bambino. Da qui in poi noi seguiamo le vicende di Francis per qualche giorno.
conosciamo una donna, Ellen, anche lei una vagabonda senza tetto, che è la sua compagna in un certo senso, e seguiamo anche la sua storia. All'interno di questo libro ci viene raccontata anche la storia di Ellen, ma conosciamo anche la sua famiglia, diciamo, quella che lui ha abbandonato, quindi l'ex moglie, la figlia, il figlio, sono ragazzi grandi, lui è un uomo maturo. In questi pellegrinaggi, in queste giornate che noi seguiamo, leggiamo di tutto, dalle stelle alle stalle. Quello che è incredibile della scrittura di Kennedy è che riesce a essere estremamente realistico, ci racconta una realtà complessa, difficile, in maniera estremamente minuziosa. Ci sono delle pagine che riguardano la vita dei vagabondi che sono estremamente crude e toccano tutti i temi, anche più sporchi, nel vero senso della parola, che sono implicati in una vita di questo tipo. Quindi ci sono pagine alle volte che provocano veramente disgusto, alternate ad altre che sfiorano il lirismo, la poesia. È incredibile questo continuo altalenarsi di toni all'interno di questo libro. C'è un continuo contrasto tra morte e vita, tra disperazione e speranza, tra egoismi tra i più sfrenati e altruismo e amore. È un libro che parla tanto d'amore. Attraverso queste peregrinazioni di Francis, alla fine conosciamo tutta la sua vita, tutta la sua storia, capiamo le sue ragioni e in questo modo lo scrittore ci parla anche di Albany, dell'America dell'epoca, delle lotte sindacali, dei gangster, della malavita, della situazione dei lavoratori durante le lotte sindacali, durante che poi della Grande Depressione, della caduta delle vite delle persone, ma parliamo anche delle donne, della condizione femminile. Attraverso Ellen, attraverso la storia di Ellen, scopriamo perché è finita a fare questa vita e come erano considerate le donne allora. Ci sono appunto tanti temi importantissimi, veramente toccanti, ma soprattutto quello che mi ha stupito è questo alternarsi continuo fra un lirismo incredibile, addirittura romantico, e questa crudezza impressionante. Lo dice benissimo chi si occupa dell'introduzione di questo libro, la traduzione di Luciana Bianciardi. Abbiamo un profilo bio-bibliografico, vediamo da chi è scritto, ora non me lo ricordo. Comunque, allora, il nome di William Kennedy, romanziere, giornalista, commediografo, sceneggiatore, autore insieme al figlio Brendan di due pregevoli libri per bambini, rimane strettamente associato a quello di Albany, la città nella quale ha ambientato pressoché tutte le sue opere in un arco temporale che parte dall'Ottocento per arrivare alla soglia degli anni 70, spaziando lungo un ventaglio di temi che vanno dall'emigrazione irlandese al gangsterismo, dagli intrighi politici alle grandi manifestazioni sindacali, e costruendo una commedia umana che ha pochi uguali nella letteratura americana del Novecento. Recuperate Kennedy, vi prego. Nasce ad Albany nel 28, poi fa il servizio di leva, eccetera. Inizia a scrivere. Parla questo commentatore della sorprendente coesistenza di un realismo minuzioso, quasi documentario, e accensioni liriche che sconfinano nel surreale. È proprio così. Poi parla della trilogia di Albany, che inizia con Billy Phelan's Greatest Game e poi di Ironweed, in cui procede la saga della famiglia Phelan, perché anche il precedente libro ha come protagonista un personaggio di questa famiglia. In realtà Billy, so chi è suo figlio, è il figlio di Francis, quindi il primo libro della trilogia ha come protagonista il figlio di Francis. Ironweed procede per flashback. Il romanzo desta inizialmente la perplessità dell'editore storico di Kennedy.
Viking, che lo rifiuta, ritenendolo troppo difficile e sperimentale. A non convincere e a preoccupare, probabilmente, è lo slancio radicale con il quale vi viene praticata quella commistione tra basso e alto, proprio quello che vi dicevo prima, tra realismo e slanci lirici, tra slang e finezze di stile. Ci sono delle parti in cui lo stile, credetemi, è vicino alla poesia, anche proprio come sono scritte le frasi, la sintassi, che rappresenta peraltro, e fin dalle sue prime prove, il marchio di fabbrica dell'autore. Poi c'è l'intervento personale di Saul Bello, come vi dicevo prima. Poi, per chiudere, tradizionalmente associato alla corrente più realistica del romanzo americano, William Kennedy è essenzialmente un cantore della vita urbana. Non a caso la sua Albany è stata più volte paragonata alla Chicago di Dreiser o addirittura alla Dublino di Joyce. Al contempo non è una forzatura definirlo un narratore regionalista, in quell'accezione del termine immortalata dalla vita e dalla carriera di William Faulkner, secondo la quale la scelta di ambientare un'intera opera dentro un microcosmo locale, conosciuto nei più intimi dettagli, è forse il modo migliore per approdare a una letteratura mondo, una vera e propria personalissima cosmologia nella quale far rispecchiare un'epoca intera e la storia di tutto un paese. A questa volontà totalizzante si accompagnano una cura della costruzione dei personaggi e un rigore linguistico che rasentano il purismo. Saul Bello dice: non esiste una sola frase in un suo libro che non sia ricca di risonanze. La sua lingua è vigorosa, piena di energia. I suoi libri non fanno facili concessioni al lettore e non privilegiano mai la vendibilità immediata. Kennedy è a suo modo uno scrittore puro. Credetemi, è un libro meraviglioso questo, è un libro che fa piangere, è un libro che fa arrabbiare, è un libro che fa sognare, è un libro che muove moltissime emozioni, moltissime riflessioni ed è stata un'enorme sorpresa, per me davvero un'enorme sorpresa. Dopo due sorprese, diciamo così, sono andata veramente sul sicuro, l'avevo già in programma questa lettura da fare a dicembre, ve ne ho parlato nell'ultimo video che ho dedicato a questo libro tutto intero, quindi ovviamente qui non vi dico nulla, parliamo di Philip Roth con La macchia umana, ultimo capitolo della USA Trilogy che parte da Pastorella americana, prosegue con Ho sposato un comunista e finisce con La macchia umana. Ve l'ho detto un milione di volte, trilogia ideale, non c'è nessun collegamento reale tra questi tre libri se non il fatto che Philip Roth, raccontandoci queste storie, parla moltissimo degli Stati Uniti e della storia degli Stati Uniti. Per questo viene definita questa la The USA Trilogy. In comune questi libri hanno anche la struttura, la narrazione, il modo in cui procede la narrazione, il fatto che siano tutti e tre dedicati a tre personaggi straordinari, alle loro vite straordinarie, insomma, ve ne ho parlato tantissimo. Questo probabilmente è il mio preferito dei tre. Anzi, diciamo che è il mio preferito dei tre, dovendo scegliere con la pistola puntata alla tempia, ma preferirei non farlo. È l'ennesima conferma del fatto che Philip Roth è un autore immenso, per quanto mi riguarda, è straordinario e voglio continuare a leggerlo. Altro qui non vi dico perché veramente ne ho parlato per 40 minuti e più nel video che è uscito mercoledì. Se vi interessa saperne di più, ma non volete comunque spoiler, il video lo potete guardare perché non ne ho fatti di spoiler, quindi eventualmente andate a recuperare quel video. Poi, dopo Roth, sono andata di nuovo sul sicuro e ho letto il mio Charles Dickens di Natale. È qualche anno che io leggo un Charles Dickens sempre a Natale, è diventata una specie di tradizione. Questo è il 12° romanzo che io leggo di Charles Dickens, ho letto poi altre cose più piccole, il reportage che lui ha scritto di suo pugno, sul primo viaggio che ha compiuto negli Stati Uniti, America, bellissimo. Ho letto qualche racconto di Natale, sparso qua e là, qualche racconto in generale,
Però diciamo che questo è il dodicesimo libro che io leggo, non li sto leggendo in ordine cronologico, in ordine di uscita, man mano sto un po' ricostruendo la produzione di Dickens. A questo punto me ne mancano quattro, poi li ho finiti. Una volta che li avrò terminati, lo ricomincio, ma in ordine cronologico, quindi ripartendo dal Circolo Pickwick. Devo dire che malgrado ciò, malgrado il fatto che non sia andato in ordine cronologico, leggendolo almeno sono stata un po' senza leggerlo, un po' di anni di interruzione l'ho fatta, però diciamo che i primi libri che ho letto di Dickens li ho letti a breve distanza l'uno dall'altro, così come in questi ultimi anni in cui li sto di nuovo leggendo in maniera abbastanza ravvicinata e malgrado ciò riesco un po' a ricostruire la sua evoluzione, la sua letteratura. Ho letto un po' di saggi, qualcosa che riguarda Dickens, gente che ha scritto su Dickens, quindi un pochino, diciamo, sto ricostruendo la sua produzione. Ma che cosa ho letto questo mese? Ho letto Dombey e figlio, che io ho in questa edizione vecchissima, 1124 pagine di assoluta meraviglia. Allora, è impossibile parlare per quanto riguarda questo autore di libri famosi, libri non famosi, libri primari, libri secondari, perché un autore con questa popolarità, che si è guadagnato la popolarità, una popolarità immensa in vita, di questo autore sono famosi tutti i libri, però guarda, fate caso anche alle pubblicazioni, all'editoria. Ci sono dei titoli che trovate in tutte le case editrici principali che pubblicano classici, che vengono continuamente ristampati, a cui viene magari anche rinnovata la traduzione. Parliamo di Il Circolo Pickwick, Oliver Twist, David Copperfield principalmente, ma anche Grandi Speranze, La Piccola Dorrit, diciamo più o meno questi titoli. Ce ne sono altri che invece no, tipo Dombey e figlio, che è ancora pubblicato in Burr, ovviamente non in questa edizione, ma in quella che è seguita a livello grafico con la stessa identica traduzione e basta. Ci sono libri come Nicholas Nickleby e Barnaby Rudge, che sono anche difficili da trovare. Adesso non mi ricordo quale dei due, mi pare che Barnaby Rudge sia pubblicato da Garzanti, forse anche da Burr, mentre Nicholas Nickleby solo nelle edizioni dei Mammoth di Newton Compton. Il nostro comune amico è pubblicato da Einaudi, ma non è facilissimo da trovare. Insomma, ci sono dei titoli di Charles Dickens, La Bottega dell'Antiquario, pubblicata solo da Burr. Considerate che La Bottega dell'Antiquario è il libro che ha consegnato a Dickens l'intoccabilità, cioè in vita, dopo La Bottega dell'Antiquario, Dickens è diventato per popolarità il Dickens che già conosciamo oggi, che conosciamo oggi. Ha fatto le tournée in America, negli Stati Uniti, dopo quel libro, ma non è ad oggi uno dei suoi più letti. Tendenzialmente, quando un lettore pensa a Dickens, pensa subito a Oliver Twist, David Copperfield e Il Canto di Natale, direi. Ora, mi sto rendendo conto, leggendo la produzione di Dickens, di quanto si possa scoprire di un autore su cui uno crede di sapere tutto leggendo i libri minori. Vogliamo usare questo termine per capirci, ma avete inteso in che senso dico questa parola. Dombey figlio è uno di questi e non avrei mai pensato, dopo aver letto tanto di e su Dickens, di rimanere stupita da un'opera di Dickens. Questo è un libro molto diverso dal Dickens che abbiamo nella testa. Allora, il libro si apre su una nascita. Siamo in una casa signorile di un personaggio molto ricco, un finanziere della City, Paul Dombey, in cui sta partorendo, appena partorito, anzi, la moglie, un bambino, Paul Dombey. E qui quindi abbiamo Dombey e figlio. Ma Dombey e figlio non è un titolo che ci racconta di un rapporto tra un padre e un figlio. Dombey e figlio è il nome della ditta di Dombey, di Paul Dombey padre, il quale
è stato a sua volta figlio, nella ditta Don Bie figlio, eccetera, eccetera. Lui desiderava ardentemente questo figlio maschio per proseguire negli affari con la Don Bie e figlio. Per come inizia questo racconto, sembra che, malgrado il protagonista abbia già 48 anni, quindi per l'epoca sia già anziano, lui stia assistendo alla nascita del suo primo figlio. Per un tot di pagine, il lettore è indotto a credere, che Dobby non avesse figli, che la moglie non gli avesse dato figli, e continua a dire che la moglie non era stata in grado di dargli figli. Finché non appare sulla scena una bambina di 6 anni, Florence, che va ad abbracciare la madre partoriente che muore. La madre muore, quindi questa bambina rimane immediatamente orfana di madre. Scopriamo quindi che Dombey un figlio ce l'aveva già, ma era una figlia. E qui è introdotto il primo importantissimo tema di questo racconto. Dombey non considera assolutamente Florence come una sua erede, non la considera neanche sua figlia in quanto donna, in quanto femmina. Si vanno a definire immediatamente i rapporti non rapporti tra Florence e Dombey. Dombey ignora completamente l'esistenza di Florence. Questo, diciamo, è la partenza del racconto. Poi, ovviamente, di cose in questo libro ne accadono tantissime. È un libro in cui c'è una trama molto avvincente, succedono tante cose, come sempre nei libri di Dickens. Qui questa cosa rispecchia invece molto l'andamento di tutti, direi, i libri di Dickens. Ma diciamo che ci sono parecchie differenze, innanzitutto nella costruzione dei personaggi. Dombey ci viene presentato all'inizio del libro come ci vengono presentati mediamente tutti i personaggi tipizzati di Dickens. Dombey è un avido, è un personaggio che si interessa solo agli affari, che pensa di poter comprare tutto coi soldi, che è incapace di provare amore anche nei confronti del figlioletto Paul. Lui prova sentimenti di un legame, un sentimento affettuoso, ma derivante solo dal fatto che Paul Dombey, figlio, potrà essere il suo erede, quindi potrà portare avanti questa sorta di tradizione affaristica familiare. È un uomo incapace di provare sentimenti, non ha nessun tipo di reazione emotiva dopo la morte della moglie, ma in generale ci sono tantissimi, tantissimi personaggi che affollano questo romanzo, ma talmente tanto caratterizzati sia i personaggi principali che i personaggi secondari, che non li confondete, li avrete nella mente sempre senza nessun problema. Questo è l'elenco di tutti i personaggi che incontreremo all'interno di questi due volumi. Dicevo, l'inizio del libro sembra un classico inizio di un libro di Dickens. Se un lettore ha dimestichezza con la lettura dei libri di Dickens, immagina, leggendo queste prime pagine, che leggerà di un personaggio sordido, di un personaggio che anche dal punto di vista dei tratti fisici, perché Dickens così faceva, manifestava la sua moralità. Dickens spesso descrive i personaggi fisicamente come specchio di come sono moralmente. Non è così, non è così. Dombey è un uomo molto elegante, è un uomo severo, di poche parole, ma molto rispettato, e Dickens stesso lo rispetta all'interno della narrazione di questo personaggio. Non punta il dito, non c'è giudizio. Certo, ci lancia strali, ci sono parti un po' moralistiche, anche se molto meno esplicite rispetto a come Dickens fa in altri libri. Questo, malgrado sia un libro da più di 1100 pagine,
È un libro molto più misurato, sia nello stile che nella prosa, che appunto in questi fervori. Non è una scrittura in questo libro, quella di Dickens, roboante. È una scrittura sicuramente sinuosa, è una scrittura ricca, ma non suona le trombe qui Dickens quando scrive, assolutamente. È tutto molto più misurato e lo si capisce subito da come sono descritti i personaggi. Dombey è un uomo che Dickens analizza in tutte le sue sfaccettature. Questo è un libro in cui i personaggi, soprattutto i personaggi principali, non sono assolutamente univoci e questo è abbastanza sorprendente, se si è già letto Dickens e se lo si conosce un po'. I personaggi, tutti quanti, sono ambigui, sono grigi. È incredibile, soprattutto i personaggi principali non sono tutti buoni e tutti cattivi, assolutamente. E non solo, ma evolvono tantissimo all'interno della storia. Questo è un libro che parla di cambiamenti. A livello temporale è molto espanso, copre diversi anni della vita di questa famiglia e i personaggi crescono ed evolvono tantissimo. E ripeto, sono personaggi grigi, che Dickens non condanna né assolve. Incredibili sono le figure femminili. Allora, di Dickens si è spesso detto che maltrattava i personaggi femminili, per cui nei libri di Dickens o c'erano le donne angelicate, perfette, sante donne, dedite alla famiglia altruista, eccetera, o donne perdute. Accade in diversi suoi libri, contestualizziamo il tutto, siamo nell'Ottocento, nell'Inghilterra vittoriana, mi raccomando. Ma non accade in questo libro. Le figure femminili qui importanti, quelle su cui Dickens si sofferma tantissimo, sono almeno tre. E sono veramente complicate, specialmente una di cui non vi posso dire niente perché la conoscete in questo caso al secondo volume, ma è una figura importantissima. Non lo so, cioè è veramente capace qui Dickens di allargare la mente, di essere più elastico, di essere estremamente moderno e di raccontare di donne in maniera molto autentica. Non ci sono dei tipi in queste donne, in queste figure principali. Io direi che la protagonista per eccellenza di questo libro alla fine è Florence, ovvero la prima figlia, la primogenita di Dombey. C'è una battuta che fa alla fine del libro, non vi svelo niente, uno dei personaggi in cui un personaggio secondario che dice alla fine più che di Dombey e figlio bisognerebbe parlare di Dombey e figlia. Florence, anche qui, parte come un tipico personaggio alla Dickens. Abbiamo un padre cattivo e una figlia perfetta, che però non è amata. Una ragazzina, prima bambina, poi ragazzina, poi donna, molto buona, molto altruista, che comunque prova un affetto immenso per il padre, che lo perdona per tutto, che vorrebbe moltissimo le sue attenzioni, il suo affetto, ma non ha il coraggio di chiederle. È una donna, è la tipica donna perfetta raccontata in tanti romanzi dell'Ottocento. Subirà un sacco di ingiustizie, vivrà moltissimi drammi, ma alla fine ce la farà. Alla fine la sua parabola di vita terminerà con un lieto fine. E voi mi direte, sai che novità? Il lieto fine c'è sempre nei libri di Dickens, vero? Ma non le capita qualcosa tra capo e collo, non riceve un'eredità che non sapeva di dover avere, non viene colpita da una fortuna così tra il lusco e il brusco, come accade spesso nei libri di Dickens, specie novelli Liber Twist, ad esempio. No, lei prende una decisione rivoluzionaria, prende una decisione che esclude completamente il suo passato, dà un taglio netto alla sua vita. Da una parte c'è il passato, da una parte c'è il futuro che decide di costruirsi come lei desidera, compiendo una scelta coraggiosa, specialmente se si pensa all'epoca. Una scelta di indipendenza, una scelta di forza personale. Quindi anche la
un personaggio di questo tipo, che parrebbe rispondere alle caratteristiche tipiche di Dickens, alla fine è diverso dai classici Dickens, quindi è diverso il padre, è diversa la figlia, ma c'è anche appunto quest'altro personaggio femminile incredibile di cui non vi posso parlare, ma c'è anche un altro personaggio che potrebbe essere il classico personaggio di Dickens, il parassita, il mellifluo, l'adulatore. Esiste questo personaggio ed è descritto meravigliosamente all'interno di questo libro, ma anche lui avrà un'evoluzione incredibile che culminerà con un capitolo meraviglioso. Ci sono tre capitoli all'interno di questo libro che sono altamente simbolici e stupendi. Un capitolo su Florence in casa. E qui abbiamo il primo simbolo della casa. La casa è la conservazione, è il passato e ciò che è immutabile, è la prigione in un certo senso. E abbiamo Florence in casa, dove tutto è fermo, è buio. C'è un capitolo gemello, mi pare immediatamente successivo a questo, in cui invece Dombey, il padre, è in treno. Il treno è un altro simbolo incredibile, sempre presente all'interno di questo libro. Il treno, la ferrovia, è uno dei simboli tipici di Dickens quando ci parla dell'industrializzazione di Londra e dell'Inghilterra, della rivoluzione industriale, dell'urbanizzazione della città che cambia i connotati per il passaggio della ferrovia. Ma il treno è anche velocità, spostamenti veloci. C'è Dombey sul treno che vede passare i paesaggi dal finestrino e non posso dire com'è quel capitolo lì in cui ci sono una serie di elenchi fittissimi di cose che vede, mentre Dombey pensa. Questo libro è uno dei libri più introspettivi che io abbia letto di Dickens, per questo prima mi sono corretta quando ho detto che David Copperfield è il libro più introspettivo di Dickens. Lo è anche questo, ma è corale, nel senso che l'introspezione è regalata a diversi personaggi. Dombey pensa e c'è il treno, tantissime cose, il treno che è velocità, il treno che è raggiungimento di obiettivi, che è trasformazione, che è cambiamento. Quindi la casa da una parte, il treno dall'altra e poi il mare che porta voci, le onde che portano voci, che portano messaggi, messaggi che invece parlano di tranquillità, di natura, di pace e di amore. Sono tre simboli che pervadono tutta la narrazione e che la influenzano. Ma ripeto, quello che più mi ha stupito è quella scrittura di questi personaggi e anche il racconto di queste donne, che sono donne alle volte forti, alle volte fragili, alle volte fallibili, alle volte perdute, criminali, ma non giudicate. Sono donne che anche quando compiono atti immorali sono giustificate dalla loro vita, cioè sono analizzate nelle loro motivazioni. Non solo, ma Dickens, che qui meno che in altri libri, ma ogni tanto interviene con i suoi strali moralistici, o fa dire di personaggi o racconta lui stesso delle cose che riguardano la condizione femminile, l'emancipazione femminile, che io non mi sarei mai aspettata. Mi sono segnata giusto un paio di frasi solo a titolo esemplificativo, ma in realtà sono tante le parti in cui Dickens fa questa cosa. A un certo punto, uno dei personaggi femminili dice: "Sembra una cosa assurda, vero?" ribatté la figlia fissandola freddamente, il bel viso severo, duro e indifferente. "Ma ci ho pensato qualche volta in tutti questi miei anni solitari finché mi ci sono abituata. Ho sentito parlare di dovere in continuazione, ma era sempre del mio dovere verso gli altri. Mi sono chiesta ogni tanto, per ammazzare il tempo, se nessuno avesse mai dei doveri verso di me." Questa è un personaggio fondamentale femminile all'interno di questo libro. Questo è un commento che fa una serva della casa. La cameriera spera che siano felici, ma il matrimonio è un terno al lotto e lei più ci pensa e più capisce quanta indipendenza e sicurezza ci sono nella vita da nubile.
Charti 1850 rotti, e così via. Ce ne sono tantissimi di brani di questo tipo. Addirittura un personaggio maschile, verso la fine del libro, parlando di sua moglie, dice: "Nessuno all'infuori di me può dire che cosa sono la capacità intellettuali, che cosa sono le capacità intellettuali di quella donna. Semmai si rispetteranno come meritano i diritti delle donne. E tutto quel genere di cose sarà grazie alla sua intelligenza, Susan cara. Semmai si rispetteranno i diritti delle donne." Questa cosa mi ha scioccata tantissimo. Detto ciò, questo è un libro in cui c'è anche tanto il Dickens tradizionale. Abbiamo tanti personaggi analizzati, come vi ho detto, ma ci sono anche i classici personaggi in macchietta, tantissimi siparietti, tantissime scenette godibilissime di questo genere di personaggi, ma ci sono anche tanti capitoli che potrebbero essere quasi considerati dei racconti, da tanto sono ricchi. C'è il racconto della preparazione, svolgimento e fine giornata di un matrimonio, di una festa di matrimonio, che da solo è un racconto spaziale, ma sono tante le parti così in Charles Dickens, delle descrizioni straordinarie, ripeto, anche molto misurate. A me, Don mio figlio, è piaciuto da morire, e sono sempre più dell'idea che è bellissimo scoprire nuovi scrittori, nuove letterature, fare scoperte, sorprese, farsi sorprendere, uscire dalla propria comfort zone. È tutto bellissimo ed è una cosa che tutti noi lettori più o meno facciamo, ma io consiglierei e consiglio ad ogni lettore al mondo di approfondire qualcosa che vi piace tanto, un autore, un'attrice, un periodo storico, non solo spizzicare qua e là, perché mi rendo conto anch'io che a volte dico di uno scrittore X, è uno scrittore che amo moltissimo, di una letteratura, è una letteratura che amo moltissimo, perché ti viene naturale quando leggi due o tre libri di uno scrittore pensare, se ti sono piaciuti tantissimo, pensare che quello sia uno dei tuoi scrittori preferiti, eccetera, eccetera. E ti viene anche da pensare quasi di conoscerlo, perché ti ha parlato, perché ti ha segnato in qualche modo moltissimo. Ma non si conosce mai veramente qualcosa se non la si conosce davvero. Io sono felicissima di aver intrapreso questo percorso con Charles Dickens, perché nonostante tutto, al 12° libro che leggo, io sono rimasta sorpresa, stupita, e ho capito, continuo a capire sempre di più la grandezza di questo autore, che non è solo quello che ci raccontiamo noi lettori, solo quello che a noi hanno raccontato, solo quello che è espresso dai romanzi più conosciuti e più famosi. Charles Dickens come scrittore è stato David Copperfield, è stato Oliver Twist, ma è stato anche Don mio figlio, è stato anche Barnaby Rudge. Quindi io vi consiglio, se avete un autore o autrice preferito, di leggere il più possibile. È una vita sola quella che viviamo, quindi non si può leggere tutto di tutta la letteratura mondiale, né leggere tutto di tanti autori, cioè l'opera omnia di tanti autori è impossibile leggerla, ma sceglietene uno, due, focalizzatevi su quello che vi dà gioia, che vi procura gioia quando lo leggete, perché veramente è come entrare in un mondo altro, in una bolla, e rimanerne sempre confortati da un certo punto di vista, perché bene o male sapete a cosa andate incontro, ma anche sorpresi. Perché non c'è niente come leggere tutti i libri che ha scritto un autore che vi può coccolare e sorprendere allo stesso tempo, perché un autore è tante cose, non è solo quello che crediamo che sia perché lo dicono tutti o perché c'è scritto così sui libri o perché ne abbiamo letto tanto. Un autore è quella roba lì, più tutto quello che scoprirete voi se leggete tutto quello che ha scritto. Continuerò a leggere Dickens per tutta la vita, anche quando l'avrò finito. Su questo dubbi non ce n'è.
Allora, durante la lettura di Dombi e figlio, in realtà ho letto altri due libri. Dombi e figlio l'ho iniziato il 18 dicembre e l'ho terminato il 31, ma in mezzo ho letto due libri perché comunque per quanto lo adori avevo voglia ogni tanto anche di distrarmi un attimo e mi sono fatta tentare subito da una persona tra voi che sento, Valentina, ti ringrazio. Mi ha quasi lanciato una sfida, no, non per davvero, però io l'ho sentita un po' come tale, un gioco. Mi ha mandato un messaggio parlandomi di questo libro, ovvero di Teddy, di Jason Rekulak, e mi ha detto, vedrai che se lo cominci, lo finisci subito, è un libro che ti tiene attaccata alle pagine, dai prova, io sono convinta che tu in un giorno lo leggi. E niente, mi ha fatto scattare quella cosa lì, per cui mi sono messa verso le 4 del pomeriggio, l'ho incominciato, l'ho letto tra le 4 e le 6 più o meno, e poi l'ho riletto tra le 10 e mezzanotte e l'ho finito effettivamente. Sono 410 pagine che si leggono alla velocità della luce. Uno perché effettivamente, cioè, questo è come sono stampate, quindi sono molto meno di 410 pagine, fossero in Audi questo sarebbe 200, la metà più o meno. E in più ci sono tante pagine con disegni, in più la scrittura è scorrevolissimissima, proprio molto molto diretta, senza orpelli, ma non sciatta, misurata, efficace, ma assolutamente non sciatta. A me questo libro è piaciuto un sacco. Questo è un libro che ha fatto il suo meravigliosamente. Io avrò sempre legato a questo libro il ricordo di un pomeriggio barra sera durante le vacanze di Natale di totale relax in cui ho cominciato e finito un libro e l'ho goduto. Sarà sempre un bellissimo ricordo. La storia è una storia, io lo definirei questo come un paranormal thriller, direi, non arriva a essere un libro dell'orrore assolutamente. Conosciamo subito la protagonista di questo racconto, Mallory, che è una ragazza giovane, ha 21 anni, ex tossicodipendente, che per varie ragioni riesce a trovare questo lavoro come babysitter presso una famiglia. Lei deve per un'estate fare la babysitter a un bambino di 5 anni che si chiama Teddy. Inizia questo lavoro e capisce ben presto che c'è qualcosa di strano intorno a questo bambino. Lo capisce principalmente perché comincia lui a fare dei disegni. Allora, questo è lo stile, diciamo, dei disegni di Teddy quando va tutto bene. Comincia a disegnare cose piuttosto inquietanti, appunto col suo stile da bambino di 5 anni. Però, diciamo, ecco, uno dei primi disegni che inquietano Mallory è questo. Il problema è che poi, oltre al fatto che i disegni presentano questi contenuti, i disegni che fa diventano a un certo punto di questo tipo. Quindi direi fatti da una mano, non propriamente da cinquenne, insomma, disegni di questo tipo. Ora non ve ne voglio far vedere altri, non voglio farvi spoiler, anche se i disegni in realtà raccontano la storia, ma solo se viene spiegato, cioè a posteriori lo capite che i disegni stanno raccontando una storia. All'inizio Teddy si giustifica col fatto di, lui dice di avere un'amica immaginaria che si chiama Ania, continua a dire che è immaginaria, che non esiste, che lui è consapevole del fatto che non esista, ma insomma questa amica immaginaria gli suggerisce che disegni fare. E ovviamente Mallory si interessa a questa cosa e indaga su questa vicenda. Quindi questa storia è l'indagine di Mallory e poi di altri personaggi che si vanno ad aggiungere per arrivare poi a una conclusione che a me è piaciuta molto. A me il finale di questo libro è piaciuto molto, la soluzione finale la trovo originale e coerente. Quindi, che cosa mi è piaciuto più di tutto di questo libro? Appunto, il fatto che fa esattamente quello che deve fare, è un libro congegnato perfettamente. Il fatto che c'è un buon equilibrio tra i cliché che uno cerca quando inizia un libro del genere, perché quando cominci un thriller, certe cose da thriller te le aspetti, le ricerchi in qualche modo, ma c'è appunto questo ottimo equilibrio tra il cliché e l'originalità, originalità data sia dal
dalla presenza di questi disegni che ci raccontano una storia, sia da un finale che io ho apprezzato molto, ma anche da un racconto dei personaggi che è molto coerente. Questo non è un racconto solo di trama, cioè 90% di trama, ma diciamo che soprattutto il personaggio principale, ovvero Mallory, è molto indagato. Noi di Mallory andiamo a conoscere le motivazioni per cui lei era una tossicodipendente. Scopriamo cosa l'ha portata a fare determinate scelte e quali sono i suoi sensi di colpa. È un libro che tratta molto anche dei sensi di colpa, sia di Mallory che di altri personaggi. Il fatto che Mallory sia un ex tossicodipendente ha senso all'interno di questo racconto, non è un in più, non è una caratteristica avulsa da poi come si svolgeranno le vicende. C'è un motivo per cui la dipendenza è parte di questo racconto. Tra l'altro mi ha fatto specie il fatto che io questo non lo sapevo, Mallory diventa tossicodipendente perché era un atleta a scuola. Si fa male, le prescrivono l'ossicodone, cioè come in questo libro, anche qui si parla di sport e delle aspettative delle scuole, degli adulti sui ragazzi sportivi, poi ovviamente c'è anche un trauma che lei subisce, per cui poi non riesce più a controllare questa dipendenza e diventa eroinomane, eccetera, eccetera. Però ecco, anche qui c'è un racconto di tossicodipendenza che comunque parla di questa problematica negli Stati Uniti. Ovviamente stiamo parlando di un thriller che vuole fare altro, non stiamo parlando di un libro di questo genere, però per dire che non è buttata lì questa storia, c'è un bel contorno molto interessante. A me è piaciuto, se cercate un thriller con aspetti paranormali, vagamente horror ogni tanto, qualcosa che se amate il genere potreste usare per uscire da un blocco, un libro da intervallare tra un libro e l'altro, un libro che dia soddisfazione perché lo iniziate e lo finite, avete letto una bella storia, io questo sinceramente mi sento di consigliarvelo. Poi chiudiamo con una perla, una piccola chicca che io vi consiglio assolutamente, un raccontino molto breve di Stefan Zweig, Mendel dei libri, e sono felicissima di chiudere l'anno di letture del 2023 parlandovi di un libro che parla di libri. Mendel dei libri è un racconto che si svolge anzi, inizia 20 anni dopo la Prima Guerra Mondiale. Un personaggio, quello che ci narra questa storia, entra in un caffè in Austria, a Vienna, e riconosce in qualche modo questo luogo. Sono 20 anni che lui non si reca in questo posto e scopre, malgrado ci siano stati dei cambiamenti strutturali, architettonici, di proprietà, eccetera, che quello era il caffè in cui lui da giovane, quando studiava prima della Prima Guerra Mondiale, aveva conosciuto Mendel dei libri. Mendel è un personaggio qui descritto con una poesia incredibile, era un uomo che tutti i giorni, la mattina, entrava in questo caffè, ci stava fino alla sera e leggeva, leggeva e dava consulenze sui libri a chi gliele chiedesse. Era un uomo che si estraniava completamente dalla realtà, ma completamente. Per lui esistevano solo i libri, ma non tanto il contenuto di questi libri, quanto proprio il libro stesso. Era un catalogo vivente, una biblioteca vivente. Lui sapeva dei libri, gli anni di pubblicazione, le ristampe, le copertine, il prezzo, il costo, se fossero rari, se non lo fossero, eccetera. Questa era la vita di Mendel. Quest'uomo a distanza di 20 anni capisce che Mendel non è più presente in questo caffè e decide di parlare con chi conoscesse, con chi avesse conosciuto Mendel in passato. L'unica persona all'interno di questo caffè che si ricorda di Mendel è l'addetta alla pulizia della toilette. Quindi questo racconto è la conversazione che questa donna ignorante, analfabeta, umile ha con quest'uomo che poi è diventato in realtà un intellettuale, uno scrittore. Quindi c'è questo racconto che riguarda la vita e il destino di Mendel dei libri, fatto da una donna molto ignorante,
a un uomo molto acculturato, quindi due realtà contrapposte, in cui però è questa donna ad aprire gli occhi, a portare fuori dall'oblio Mendel dei libri nei confronti del nostro narratore. Non vi racconto la vicenda di Mendel, vi dico solo che ovviamente a un certo punto interverrà la guerra, la prima guerra mondiale, che andrà a ovviamente cambiare tutto, sia la realtà effettiva delle esistenze di tutti, ma anche il rapporto stesso con la vita e con i libri di Mendel. Questo è un racconto brevissimo in cui sono riportati comunque tutti i temi di Zweig, almeno tutti quelli che ho incontrato fino ad ora, quindi l'oblio e la memoria, la letteratura, il significato e il senso della letteratura, la guerra e la pace, quanto la guerra possa distruggere non solo le vite fisiche, ma anche le vite intime, le possibilità, i futuri delle persone. Ma è anche un libro sullo scontro di due epoche. Questo in Zweig c'è tantissimo. Mendel è simbolo di ciò che è stata l'Europa e di ciò che non sarà più. È una specie di nostalgia di un passato, di un'epoca terminata che non si riproporrà mai più. Mi sono segnata diverse cose in questo libro e vorrei, giusto per chiudere, perché sono molto significative per chi come noi ama i libri e la lettura. A un certo punto il nostro narratore riporta qualcosa che lui ha imparato da Mendel. Mendel gli dice, in primo luogo, perché tutto ciò che è unico diventa ogni giorno sempre più prezioso in questo nostro mondo che va fatalmente divenendo più uniforme. Grazie a lui mi ero accostato per la prima volta al grande mistero, ovvero che tutto ciò che nella nostra esistenza è straordinario ed elevato viene raggiunto solo attraverso un raccoglimento interiore, attraverso una sublime ossessione simile nella sua sacralità alla follia, e sta parlando della lettura, eh? Che ancora oggi possa darsi una pura esistenza nello spirito, la completa astrazione in una sola idea, un immergersi nella meditazione non inferiore a quello di uno yogi indiano o di un monaco medievale nella sua cella. E che ciò possa avere luogo proprio in un caffè illuminato dalla luce elettrica accanto a una cabina telefonica, di tutto questo io, giovane uomo, avevo avuto prova molto più che dai nostri poeti contemporanei, da quel piccolo, del tutto anonimo, rigattiere di libri. Poi vediamo se vi trovo dell'altro interessante. A proposito di epoca. Qui parla della nuova proprietà del caffè, ma Florian Gurtner, insieme al nuovo mobilio e alla lucente cassa di alluminio, si era comprato anche la rozza coscienza della nuova epoca degli affaristi e aspettava solo un pretesto per cacciare dal suo locale, nel frattempo divenuto alquanto distinto, quell'uomo scomodo, avanzo di una miseria di periferia. Quindi qui lo scontro tra due epoche. E poi c'è un finale che è veramente, io ve lo leggo perché tanto non dice particolarmente nulla rispetto alla trama, se di trama si può parlare, ma per me è la chiusura perfetta per un video che parla di libri fatto da una persona che ama i libri a persone che amano i libri. E poi me ne andai provando vergogna di fronte a quella brava vecchia donna che in modo semplice e tuttavia estremamente umano era rimasta fedele al defunto. Perché lei, nella sua ignoranza, lei aveva almeno custodito un libro per ricordarlo meglio, mentre io per anni avevo dimenticato. Mendel dei libri, proprio io che avrei dovuto sapere che i libri si scrivono solo per legarsi agli uomini al di là del nostro respiro e per difendersi così dall'implacabile avversario di ogni esistenza, la caducità e l'oblio. Detto ciò, mi fermo. Con questa tornata di libri a dicembre, ho letto 100 libri nel 2022.
nel 2023, 100 precisi. In linea generale sono molto molto soddisfatta sia di questo mese in particolare, ma in generale dell'anno di letture, ma avremo modo di parlarne abbondantemente nei prossimi video. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se qualcuno di questi vi incuriosisce particolarmente. Io invece, come al solito, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!